Continuano le attività formative per i ragazzi del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula. Venerdì 10 marzo gli alunni della terza A dell'indirizzo biomedico saranno all'Università degli Studi della Basilicata per prendere parte ad Unistem 2023, il più grande evento divulgativo europeo dedicato alla ricerca sulle cellule staminali. I nostri studenti, fanno sapere dalla scuola, presenteranno un progetto da loro elaborato sul tema l'ingegneria tissutale e le cellule staminali in 3D, realizzato grazie al supporto della docente e ricercatrice, la professoressa Antonietta Pepe, dell'Università della Basilicata, già alunna del Pisacane, che ha tenuto delle lezioni a tema presso il nostro liceo. Molto ricco il programma della giornata, che partirà alle 9 nell'Aula Magna del campus universitario di Macchia Romana, con l'apertura dei lavori a cura dei coordinatori, a cui seguiranno i saluti del rettore, il professore Marcello Ignazio Mancini, e del direttore del Dipartimento di Scienze, il professor Roberto Tegil. L'intervento degli studenti della Pisacane è previsto dalle 11:30. Un'altra importante occasione di crescita dunque per gli studenti del liceo padulese. Unistem Day 2023 è un evento che si svolgerà in 87 università e istituti di ricerca nel mondo, in Australia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia, Ungheria. 14 paesi, 2 continenti e 30.000 studenti, tutti insieme pronti ad intraprendere l'infinito viaggio della ricerca scientifica. Intanto da segnalare anche un altro importante risultato ottenuto dagli studenti della Pisacane. 6 alunni del liceo accedono alle semifinali delle Olimpiadi di Italiano. Si tratta di Angelo Ferrante, Gianni Imparato, Francesca Vignuoli, Carmine De Paola, Giuseppe Trotta, Alfonso Grimaldi, ai quali vanno i complimenti della scuola, sottolineando un dettaglio importante. Tutti hanno totalizzato punteggi superiori alle medie nazionali, regionali e provinciali.